Rinnovo Lautaro. Inter molto indispettita dal comportamento della gente. In caso di cessione c'è il PSG, in seguito a mesi di speculazioni e discussioni sull'eventuale partenza di Lautaro Martinez dall'Inter. Emerge un club in particolare che potrebbe rivelarsi la destinazione più probabile per l'attaccante argentino, in caso di addio alla squadra milanese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Paris Saint-Germain figura come principale candidato ad accogliere l'attaccante, considerando una serie di fattori sia tecnici che economici che si intrecciano in questo complesso panorama del calcio moderno. La vicenda del prolungamento del contratto dell'attaccante argentino si sta trasformando in un tormentone. Le versioni dell'accaduto sono tante e varie. L'Inter sta cercando da mesi di rinnovare il contratto del suo capitano Lautaro Martinez, ma la trattativa si sta protraendo sempre più alimentando voci più o meno aderenti alla realtà. Pubblicamente le parti in causa hanno sempre fatto sapere di avere lo stesso obiettivo, ovvero proseguire insieme. Nodo richiesta. Il giallo riguarda lo stipendio richiesto dal numero 10. Per mesi si è pensato che Lautaro chiedesse 10 milioni a stagione, mentre ora sempre più fonti rivelano che il Toro voglia un ingaggio a salire che parta da 12 per aumentare di 2 milioni ad ogni stagione. L'indiscrezione. Tuttosport sostiene che i dirigenti nerazzurri inizino a pensare che l'agente Camano abbia giocato quando ha sbandierato ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'incontro avvenuto a Madrid, prima della sfida con l'Atletico che poi ha sancito l'eliminazione dalla Champions League di Lautaro e soci prospettive estere. In questa situazione di incertezza non è detto che anche in caso di mancato rinnovo non si vada avanti comunque insieme. Il quotidiano piemontese ricorda però come delle bighe europee solo il Paris Saint-Germain potrebbe aver bisogno di un centravanti. Real Madrid e Barcellona, per motivi diversi molto difficilmente, potrebbero pensare di imbastire una trattativa con l'Inter. C'è anche da dire che lo score europeo del Toro è poverissimo e non aiuta. Per lui solo 5 gol in Champions finora.